Single, gay, cattolico praticante e impegnato nel sociale, uno scrittore noto al grande pubblico per aver adottato la piccola Alba, la bambina con la sindrome di Down, lasciata in ospedale e rifiutata da 30 famiglie prima che il tribunale decidesse di affidarla a lui. Stiamo parlando di Luca Trapanese, lo scrittore imperfetto, come gli piace definirsi, che ha presentato il suo ultimo romanzo a Barletta dal titolo Non chiedermi chi sono. Siamo tutti diversi, forse la normalità non è mai esistita e forse siamo un po' tutti disabili perché c'è qualcosa in ognuno di noi che non funziona bene. Non dobbiamo avere paura della diversità, dobbiamo conoscerla e avere la consapevolezza che le persone prima di essere disabili sono persone. L'impegno sociale, la fede religiosa, la sofferenza provocata dalla solitudine e dalla diversità in un mondo che spinge verso l'omologazione. Restano questi i temi di fondo del nuovo lavoro. Il libro racconta in prima persona la storia di Livio, un ragazzo che appena conclusi gli esami di maturità accoglie l'invito del parroco a prendersi cura di un giovane uomo affetto da malattia mentale. Un viaggio di crescita personale e sociale che consente di riflettere sulla tipicità di ogni individuo che ha il diritto di crescere con i propri tempi seguendo la propria strada. Abbiamo chiuso con la legge Basaglia i manicomi, ma li abbiamo trasferiti nelle case private, e tante sono le famiglie sole, tante sono le persone che cercano risposte e che non riescono a trovare. Questo libro parte da una storia vera, successa quasi 30 anni fa, che è attualissima perché non è cambiato nulla.